Allora, abbiamo già introdotto il concetto di relazione, quindi con le varie osservazioni che abbiamo fatto sul dominio e su quello che finora, pure in questa presentazione, viene chiamato insieme di arrivo, che però già, alcuni di voi ricorderanno il nome, il codominio, quello d'arrivo. Vediamo, che cos'è una relazione inversa. Cioè, la relazione inversa è quella, come dire, e qui vedete indica con R alla meno 1, qui non è un esponente, è un modo, solo una notazione, cioè, perché R alla meno 1, vi ricordate, noi abbiamo fatto, sarebbe 1 fratto R, non c'entra nulla. È il modo per rappresentare, data una relazione diretta, cioè che va da A in B, quella inversa è quella che va da B verso A, ok? Cioè torniamo in A. E infatti, vedete una cosa. Nell'esempio che ci propone, uno in relazione con due, nella relazione inversa che facciamo? Torniamo in A, quindi 2 lo rimettiamo noi in relazione con 1, ok? Quindi come se B fosse il dominio, quindi il punto di partenza, cioè immaginate che stanno scambiati quei due insiemi e guardate solo le freccette rosse, ok? Quindi quella è la relazione. Ma poi scambiando i due elementi di ogni coppia, cioè se la coppia ordinata era 1-2, chiaramente mo sarà 2-1. Se la coppia ordinata era 2-4, quella nella relazione inversa sarà 4-2 e via discorrendo. Ok? Quindi proprio, ripeto, immaginate di poter ritagliare questo insieme scambiato, quindi quello che è B che era il codominio diventa il dominio, A che era il dominio diventa il codominio. E mettendo sempre in relazione gli stessi elementi, ma partendo da B adesso per qua. Ricordatevi pure, annotatelo, quel R alla meno 1, noi per esempio anche quando indicheremo una funzione, indicheremo con F, con G, e capiterà di scrivere F alla meno 1, cioè, non è 1 fratto F, è la funzione inversa di quella lì. Quindi è importante ribadire che questo meno 1 elevato alla meno 1 è solo una notazione, non una vera e propria forma esponenziale, perché se no iniziamo a scrivere cose assurde, perché ripeto, non c'entra nulla con 1 fratto che è il reciproco. La proprietà riflessiva, una relazione, quindi adesso andiamo a vedere alcune proprietà di queste, diciamo, delle relazioni. Una relazione R, definito un insieme A, è riflessiva, quindi è, cioè nel senso, si sta dicendo, se soddisfa sta roba qui, ok? Perché non è detto che lo sia. Se ogni elemento di A è in relazione con se stesso, come si indica? Vedete, X in relazione con X, per ogni X appartenente ad A. Questa è scappato un po' sopra, e X l'appartenente. Va bene? Cioè, nella rappresentazione grafica, qual è? Vedete, il cerchietto che si chiude sullo stesso elemento. Nella rappresentazione per elencazione è la coppia A, A, B, B, C, C. Cioè, A in relazione con A, B in relazione con B, C in relazione con C. Chiaramente, vedete, AB non è una relazione riflessiva, perché in questa coppia A in relazione con un elemento diverso che è appunto B. Quando invece mettiamo A, la coppia A, punto e virgola A, significa che è in relazione con se stesso. Va bene? Quindi, quali sono, insomma, sono tutte le coppie, vedete, di A per A, cioè insieme di partenza e insieme di arrivo sono le stesse, però solo quelle in cui, diciamo, gli elementi delle coppie sono uguali. Ok? Ecco perché AA, BB e CC. Nella tabella a doppie entrate, quindi qua il grafo già l'abbiamo visto con il cerchietto, la freccetta che si chiude su se stessa. Nella tabella a doppie entrate, quindi dove ribadiamo nella prima colonna c'è, diciamo, il dominio, nella prima riga c'è il codominio. I numeri, cioè se ci sono delle coppie di valori che sono in relazione con se stesse, quindi che soddisfano la proprietà riflessiva, dove stanno? Lungo la diagonale. Vedete? Vedete
Vedete l'incrocio, no? La battaglia navale AA, BB e CC, ok? Quindi dove queste tre X rosse, ok? Se invece rappresentassimo questa cosa con un diagramma cartesiano, sono tutti i punti che sono appunto le coppie, immaginate 1, 1, 2, 2, 3, 3 oppure con le lettere A, B, B, C. Ok? Quindi questi quindi i punti che stanno vabbè, su questa retta, potremmo dire, su questo segmento. Quindi questa è la proprietà riflessiva, vista, vedete un po' in tutte le sue sfumature, anche con le quattro rappresentazioni che abbiamo imparato a usare. La proprietà antiriflessiva. Cioè, che significa? Che l'antiriflessivo è un po' la negazione di quello che abbiamo visto. Cioè, se un elemento è in relazione con se stesso, quando è che in una relazione c'è la proprietà antiriflessiva? Quando nessun elemento è in relazione, vedete, per se ogni, quindi se nessuno è in relazione con se stesso. Ok? Cioè, questa cosa vale per tutti. Cioè non posso trovare uno che è in relazione su se stesso, se no non sarebbe antiriflessivo. Va bene? Qua pure sta cosa è scappata un po' sopra, è la R barrata, ok? Per dire, un po' vi ricordate abbiamo usato sta cosa per dire appartiene, non appartiene, insomma quella barretta, quindi ripeto, ma nella presentazione, insomma questo immaginato poco che barrato proprio la R. Un po' ragionamento analogo, vedete, nell'elencazione AC, CA, AC, AB non trovo le coppie uguali, in poche parole. Nel grafo non trovo nulla che torna su se stesso. Nella tabella doppia entrata, su quella diagonale troverò sempre vuoto. Nella rappresentazione cartesiana, lungo quello che divide a metà diciamo, quel piano cartesiano, almeno il primo quadrante, non troverò nulla appunto in AA, BB, CC e via discorrendo. Ok? Basta, vedete, ha sempre tracciato, ma i puntini adesso non ci sono. Quindi, quando una relazione soddisfa questa cosa, che non ha nessun elemento che è, diciamo, associato a se stesso, quindi vale per tutti quanti, soddisfa la proprietà antiriflessiva. Andiamo avanti. La proprietà simmetrica. Beh, questa è quella, avete visto pure nel diagramma cartesiano di prima, scusate, nel diagramma di Venn, dove A corrispondeva a B e B corrispondeva ad A, no? Quando facciamo la funzione inversa. Infatti, vedete, c'è questa simmetria. Se per ogni coppia, vabbè, quali chiama Y, sono gli elementi, X è in relazione con Y, ma anche Y in relazione con X, ok? Cioè c'è questa, diciamo, questa associazione che un elemento è in relazione con un altro nell'insieme di arrivo, ma anche il viceversa, per così dire. Come si rappresenta? Vedete, nella relazione abbiamo AB e BA, ovviamente, perché okay? Cioè se A è in relazione con B deve essere anche il contrario. Se A in relazione con C, ci deve stare pure CA. Infatti, vediamo prima, vabbè, fatto la tabella di doppia entrata, poi si vede meglio con il diagramma cartesiano. Vedete, ad AB solitamente BA potrebbe non starci, però non, diciamo, non significherebbe che non vale la proprietà simmetrica. Invece, vedete, c'è anche BA a C. CA c'è anche AC, ok? Basta vedere, stanno i quattro punti. Nel grafo la doppia freccia, vedete, ad A corrisponde a B, ma B anche corrisponde ad A, eccolo qui, e stessa cosa tra A e C. Nella tabella a doppia entrata ovviamente non c'è nulla sulla diagonale, ma vedete BA e poi AB, questo qui, CA e AC. Ok, che sono proprio queste quattro coppie che abbiamo citato. Quindi, se una relazione soddisfa questa proprietà, si dice che quella relazione chiaramente è anche simmetrica. Poi, non è che deve essere per forza qualcosa, eh? Chiariamo, non è che una relazione deve essere per forza
riflessiva o antiriflessiva o lo stiamo vedendo in mezzo. Stiamo solo dicendo che se soddisfa una di queste cose lo è, ok? Però non è che insomma dice data una relazione una di queste cose deve essere, assolutamente. Cioè una relazione potrebbe essere né riflessiva ma neanche antiriflessiva, né simmetrica ma insomma poi anche le altre vedremo, ok? Quindi però laddove invece soddisfa quella caratteristica, quella proprietà che ci viene indicata, allora è riflessiva o antiriflessiva, chiaramente uno o l'altro, o simmetrica o le prossime. Ok? Beh, come per la simmetrica, l'antisimmetrica. Beh, scusate, se nella simmetrica c'erano tutti, per dire, AB e BA, se una relazione vuole essere antisimmetrica, ci deve stare di tutto tranne che le coppie scambiate, no? Infatti, nell'elencazione A e va bene, AB, vedete, ma non c'è BA, CA, ma non c'è AC, ok? BC, ma non c'è CD. Oh, qua sempre se X è in relazione, allora Y non è in relazione con X, va bene? E questo un po' la cosa. Quindi vabbè, poi sempre vedete, A può essere in relazione con se stesso, qua fa un esempio, eh? Si prende sta relazione. Questa qui è antisimmetrica perché se X è in relazione con Y non è vero, non è detto, diciamo, che poi capiti che Y sia in relazione con X, vedete se sono diversi però, eh? Se X è diverso da Y. Ecco perché è ammesso anche che ci sia una coppia riflessiva in relazione con X. Quindi a livello di grafico è questo, cioè di questa relazione che abbiamo preso, a livello di grafico invece nella tabella a doppia entrata, insomma, vedete se c'è CA, ma non c'è AC, vedete qua è vuoto. Se c'è BC, ma non c'è CB. Eh no, c'è sta invece, come ho fatto? Oh, BC ci sta? Ah no, infatti, CB, scusate, avevo detto male, è questo qui, no, l'ho guardato qui. Perché avevo visto la X, ma questa è AB. Quindi se c'è BC, non c'è CB, questa casella dove sto con il mouse. Va bene, nel diagramma cartesiano non c'è quella simmetria, se volete, rispetto a questo segmento. Vedete, c'è questo qui che è AB, ma non c'è BA. Vedete, questo punto manca. C'è CA, ma manca AC. Vedete, non c'è. Quindi, quando sembra la stessa cosa, soddisfa questa proprietà, la relazione si dice antisimmetrica. Transitiva. Questa è pure una cosa che vi ricordate un po', pure in algebra si fa, la proprietà transitiva. Se x è in relazione con y e y è in relazione con z, allora x è in relazione con z. Ok? Vediamo gli esempi che ci pone. Cioè, come dire, immaginiamo pure tre insiemi, no? Un elemento in relazione con uno del secondo, uno del secondo in relazione con uno del terzo, ma se soddisfa la proprietà transitiva, allora uno del primo insieme in relazione con il terzo. La relazione definita su tale insieme X in relazione con Y dà che cosa? X e Y sono nella stessa classe, è transitiva. Quindi che significa? Che se io sto nella stessa classe con Antonio, Antonio sta nella stessa classe con Asia, io sto nella stessa classe di Asia. Capito? La transitività. Cioè non c'è una relazione diretta all'inizio, stanno due relazioni, però se vale la prima e vale la seconda, vale anche quella dal primo elemento al terzo. Ok? La relazione definita, invece questo è un altro esempio, su tale insieme, cioè x in relazione con y, da che cosa? X è una classe diversa da quella di y, non è transitiva. Perché? Che potrebbe essere? Io sto in una classe diversa da Antonio. Antonio è una classe diversa da Asia, ma io e Asia potremmo stare nella stessa classe, non vi pare? Ecco perché non c'è la transitività adesso.
Cioè, non posso dire che io e Asia non stiamo sicuramente nella stessa classe. Non so se è chiaro l'esempio. Che potrebbe essere come no, quindi ecco perché non è transitivo. Invece, quando è in senso affermativo, sì, che se due ragazzi stanno nella stessa classe e uno dei due è in relazione, quindi stanno nella stessa classe con una terza persona, anche la prima e la terza. Relazioni di equivalenza. Quando è che una relazione si dice è di equivalenza? Quando soddisfa queste tre proprietà. Quando è riflessiva, simmetrica e transitiva. Noi abbiamo visto riflessiva e anti. Simmetrica, antisimmetrica e poi transitiva e se vogliamo pure antitransitiva. In matematica, in algebra, si dice che una relazione di equivalenza, se soddisfa invece quelle tre proprietà, come dire, in affermativa, riflessiva, simmetrica e transitiva.